per vista l'importanza degli altri argomenti e quindi l'inversione si pone. Grazie. Bene, onorevole Palese, allora come sanno i colleghi sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente al punto numero 4 che reca il seguito della discussione del disegno di legge di ratifica recante norme per il contrasto al terrorismo, potrà intervenire ai sensi dell'articolo 41 del regolamento un deputato contro e uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno, ma se non vi sono obiezioni e non mi pare che vi siano obiezioni, così si intende che sia stabilito. Onorevole Dal Grosso invece intende intervenire. Prego, onorevole. Parla contro, immagino. Sì, parlo contro, Presidente. In realtà non ci sono motivi per invertire l'ordine del giorno. Vogliamo mantenere il calendario così com'è. Ci dessero un motivo per farlo, perché effettivamente non ce n'è. Voteremo contro l'inversione e speriamo che il PD faccia lo stesso. Grazie. C'è qualcuno che chiede di parlare a favore? Onorevole Rosato, prego. Presidente, solo per rendere edotto l'Aula di un accordo che abbiamo raggiunto in sede di capigruppo su richiesta di un gruppo di concludere entro le ore 14 questa seduta. Grazie alla disponibilità dei colleghi di SEL si è resa utile approvare la conversione e la ratifica di un trattato internazionale importante. Mi sembra che ci siano tutti gli elementi per votare a favore di questa inversione, ringraziando di nuovo la disponibilità dei colleghi di SEL che hanno concesso il trasferimento alla prossima settimana, di Sinistra Italiana, sì, chiedo scusa Arturo, okay. Che hanno consentito il rinvio alla prossima settimana. Va bene, allora con la precisazione sul gruppo che si chiama Sinistra Italiana SEL, pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di inversione dell'ordine del giorno. È aperta la votazione. Malisani. Eccoci. È chiusa la votazione. La Camera approva per 266 voti di differenza. A questo punto dobbiamo sospendere la seduta per consentire una breve riunione del Comitato dei 9 per esprimere il parere su un subemendamento che è stato presentato.